Bella a tutti, regà. Scusate se parlo così piano, ma c'è sta gente che dorme. Dovete sapere che casa mia è tipo un ostello. E oggi, ragazzi, vi annuncio che siamo qui con un giocone. Un altro giocone, perché dovete sapere che io porto solo gioconi. Con un giocone che fino a pochi anni fa praticamente fritto, cotto, sderenato le nostre schede video, ragazzi, le nostre GPU. Famosissimo Crysis 3, ragazzi. CryEngine 3 è motore grafico e gioco che hanno sempre sfondato le nostre schede video, i nostri sistemi, mettendoli alla prova al massimo delle loro possibilità. Oggi ci tengo a dirvi che è un gioco che per i pochi che sono rimasti che non lo conoscono. È un gioco che è sempre stato utilizzato come stress test, come gioco di riferimento e come comunque punto di riferimento per, come grafica e come riferimento per prestazioni di schede video. Allora, adesso andiamo ad avviarlo, poi andremo a verificare le impostazioni video e poi inizieremo la campagna. Achieved with CryEngine 3. Ragazzi, dimenticavo, il mio sistema è composto da una 2080 Ti EVGA, quella che avete visto nell'ultimo unboxing. Chi non l'ha visto, andate a vedere di che cosa si tratta perché ne vale veramente la pena. Un i7, processore Intel i7 8700K, non overclockato, l'ho lasciato originale, e 4 slot di RAM DDR4 da 8 GB, quindi totale 32 GB a 3600 MHz. Noi giochiamo in risoluzione 2K. Vediamo un attimo come si comporta questo gioco con impostazioni totalmente su ultra. Tre anni fa, i CEF invasero il nostro mondo. Riuscimmo a fermarli. Io li fermai. Ma la Cell Corporation approfittò del vuoto di potere e diventò sempre più grande e influente, finché non arrivò a prendere il controllo del mondo intero. I Cell colsero tutti di sorpresa. Anche me. Mi chiamano Prophet e sono l'unico che sa cosa sta per succedere. I Cell non sono la vera minaccia per il nostro mondo. L'alieno più potente, il CEF Alpha, è ancora vivo. Mi ha fatto intravedere il futuro. Sa cosa mi guida, in cosa credo. Che essere un buon soldato si riduce a una cosa sola, a una sola domanda. Cosa sei pronto a sacrificare? Ricordatemi. Quando vennero da me con la nanotuta, sacrificai Lawrence Barnes, l'uomo che ero, per diventare Prophet.
Forse la migliore macchina da guerra tattica che sia mai esistita. Quando la mia carne e il mio sangue divennero un ostacolo, sacrificai anche loro. Li sostituii come un pezzo di ricambio. La vittoria ha un prezzo. Il prezzo aumenta ogni volta. Io ho intravisto il futuro. E io non potevo impedirlo in nessun modo. Quando la macchina da guerra più potente fallisce, che cosa facciamo? Cosa devo fare io? E niente, regà, poca roba. Mo so cazzi vostri. E niente, raga, qui inizia la nostra storia e buona visione. Vieni, prendi questa. Ehi, stiamo uscendo il treno. Sta giù. Muoversi. Ehi, Bandit, diversivo. Prophet, andiamo. Capo Romeo, qui Romeo 1. Inizializzazione sul riscaldamento, passo. Ricevuto, Romeo 1. Dobbiamo farti entrare lì, detto. Sta scoppiando una guerra. Il Chef Alpha? No. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i K-Volt? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I Cell? Quei tizi! Ah, al diavolo! Allora ragazzi, la situazione è questa. Il gioco gira con impostazioni tutto su massimo.
In questo momento siamo sugli 80, 77, 78, 75 FPS. Con comunque molti effetti a schermo, quindi pioggia, foschia varia. Scendiamo anche sui 70, 68. E siamo in 2K, vi ricordo. Allora, adesso siamo arrivati in un ambiente un po' più circoscritto. Siamo sugli 80 FPS. 85, 88, adesso siamo sui 90 e adesso sui 110. Quindi le prestazioni sono queste. Prestazioni comunque abbastanza cioè molto buone, comunque ci si aspetterebbe di più da una TI. Però questo gioco ha un indubbio spessore grafico, quindi non è che ci accontentiamo di più. Facciamo piano, hanno le squadre di intervento rapido pronte. Hanno portato via tutti tranne questo qui. Ma almeno hai una minima idea di chi sia. Qui dentro c'è Profi. Avete sentito? Vado a vedere. Sull'obiettivo, passo. Abboni un attimo, regà, perché non mi ricordo come si impostano le funzioni della tuta, ossia l'invisibilità, il camuffamento e la corazza. Vediamo, eh. È troppo che non ci gioco. Allora, nanotuta. Menu nanotuta, mouse 3, corazza sì, no, modalità Q e D E. Ah, ok. Andate subito, rinforzi! Ottimo. Mi ucciderà! Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questa. Un arco. Sì, sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Ti piace? No. Non hai sentito la parte migliore? L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti occultato. Ora ti piace? Va già meglio. Bene, muoviamoci adesso. Andiamo.
Romeo 1, abbiamo raggiunto Foxtrot 4, esplosione pronta, passo. Quindi con questo arco possiamo decidere il libraggio in tre modalità, 1, 2 e 3. Ognuna di queste modalità, eccole, ci consente di sferrare la freccia più piano, più veloce e ancora più veloce, ma con un piccolo ritardo. Più veloce la si vuole tirare e ovviamente più avremo ritardo nel caricamento. Oh, che cazzo gli ha preso? Controllo. Che cos'è? Raccogli le prese. Nel nome abbiamo risorse limitate. Il nostro dove ci stiamo infilando? Siamo nel cuore della Cell. Hanno 1000 o 2. Ehi, Chef. Teatrala coi Chef. Gli alieni sono andati. Dovresti saperlo ormai. Dentro. Avanti, Psycho! Muoviamoci! Aprite questa porta! Fatti vedere in faccia! Avanti! Mi hai strappato la spia tutta! Ora fatti vedere in faccia! Psycho, andiamo! Ti troverò, cazzo! Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? In molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Avanti.
Andiamo. Ok, ti copro io. Vediamoci sul lato lontano. A tutti i sensori, allarme. I fuggitivi stanno attraversando il perimetro. Sopprimere i bersagli. Da dove ti trovi? Palla finita, non mi serve una muta del cazzo. Procedi. Ci vediamo più avanti, ok? Ricevuto. Ci muoviamo. Procedo alla prossima area. Psycho? Sì. Ricevuto. Guardo le spalle.
Psycho, ho finito. Ricevuto. Siamo all'ascensore della torre. Attenzione, i Cell stanno preparando le torrette. Tu puoi chiamarle. Magari potessi farlo io. Una volta dentro, ci incontriamo con i miei. Hai dei tuoi adesso? Mi conosci, mi è sempre piaciuto il gioco di squadra. Non vado da nessuna parte finché non mi dai delle risposte. Sì, mi ricordo. La maggior parte è schiava dei debiti. La Cell possiede la nostra energia, tutta. Se non puoi pagare le bollette, devi lavorare per farlo. Naturalmente è impossibile riuscirci, questo è il trucco. Rimani a vita nel programma, lavora per il debito. Non c'è altra scelta. No, una c'è. Combattere. Guarda, ti faccio vedere cosa ha fatto la Cell mentre tu dormivi. Forse allora capirai. Benvenuto a New York, versione 2.0. Cosa hanno fatto? La città ha una traccia energetica. Ma perché? È la Cell. Assorbe energia dalla tecnologia aliena. La rete energetica mondiale viene alimentata da una sola macchina CHEF nel Dome. È troppo semplice. E invece sì. Niente energia, niente Cell. Ed è fatta. No. Il CHEF Alpha mi ha mostrato una visione. Non è la prima volta. Deve pure esserci un collegamento. Prophet, gli alieni sono andati. Li hai distrutti tu stesso. È rimasto solo qualche superstite. No. C'è dell'altro. Ascolta, mentre tu davi la caccia a un super alieno immaginario, la Cell pensava a conquistare il mondo. Ci serve che torni qui e subito, capo. Abbiamo bisogno di te per fermare la Cell. Non esiste solo la tua rivoluzione. Io ho visto. La Cell sta giocando con un potere che nemmeno immagina. Qualunque cosa stiano facendo, sarà la fine del mondo. Dobbiamo fermarli. Cazzo, se li fermiamo. Su, andiamo. E niente, ragazzi. Questa era la prima missione. Spero che il gioco vi piaccia. A me piace tantissimo questo gioco. Unisce stealth e spara tutto. Fantascienza, post apocalittico, alieni, tutto, ragazzi. Questo è, secondo me, il gioco definitivo. Spero tanto ci sia un quarto capitolo. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, condividete tutto, spaccate tutto. L'attività di Terra Cell è minima, ma le torri sono operative all'1%. Occhi aperti.